Eccoci dunque prontissimi a partire, come detto in compagnia di Paolo Salati, che ritrovo con molto piacere. Ben ritrovato Paolo. Ciao Gigi, buonasera a tutti. Ci stanno seguendo da casa, prende il via oggi un percorso particolare, interamente incentrato a un appuntamento, anzi all'appuntamento dell'anno, l'Italian Extreme 6, e in sintesi riparte da oggi Extreme Fight che si è fermato per poi ripartire proprio con questa puntata, appunto perché stanno prendendo corpo i preparativi dell'Italian Extreme 6 in programma al Palapanini di Modena il prossimo 10 maggio, Paolo. Beh, certamente Gigi, tu hai tutto quello che c'era da dire, l'hai detto. Noi ci siamo fermati volutamente per 4 puntate per dare in modo alla gente di poterci seguire e quindi poter accompagnare, no, il pubblico all'Italian Extreme. Questa è la cosa importante e quindi ribadisco quello che hai detto Gigi, né di più né di meno, che l'Italian Extreme si ripresenterà quest'anno ancora più forte, ancora più bello, con campioni ancora maggiori, sabato 10 maggio, Palapanini Modena, ora ecco, 21. È possibile avere qualche piccola anticipazione o è ancora troppo presto? Diciamo solo che quest'anno siamo in stretta collaborazione con il Giappone e quindi quello che i nostri telespettatori vedono su Eurosport ogni sera lo vedranno anche a Modena, diciamo così. Benissimo, allora diciamo così. Non aggiungiamo altro, va detto però, il tuo assist è pressoché perfetto, che da quest'anno l'Italian Extreme, quindi con l'Italian Extreme 6, si parla di unica ed esclusiva tappa italiana del K1 Max, del K1 di Tokyo. Insomma, chi vuole accedervi per la categoria da Modena deve assolutamente passare. Abbiamo avuto la fortuna di avere questa grossa occasione, i migliori 8 atleti italiani si incontreranno a Modena, il migliore di questi, quello che vincerà, si farà le qualificazioni europee. Quindi chi vincerà le qualificazioni europee andrà direttamente a combattere a Tokyo per il montepremi di 500.000 euro e sarà accompagnato direttamente da Paolo Salati. No, vabbè, speriamo. Perché se lì esiste anche un discorso di percentuale sulle borse, la cosa non mi dispiacerebbe. Perfetto, vediamo. A noi abbiamo parlato dell'appuntamento più atteso dell'anno, ce ne abbiamo un altro però particolarmente atteso ormai dietro l'angolo. Sto parlando della Montana Cup Italy, e mentre abbiamo gli atleti che qua passano avanti dietro, ma il bello della diretta, no, possiamo anche presentarlo se vogliamo fare un saluto agli amici. Questa è la rappresentanza dell'atleta durante l'allenamento. Come va, tutto bene? Un po' stanco, vabbè. Piccolo fuori programma non previsto nella scaletta di questa puntata. Dicevo, la Montana Cup Italy ormai dietro l'angolo, in programma questa domenica 30 marzo al Palamolza di Modena, un evento dedicato al Brazilian Jiu-Jitsu. Innanzitutto sì. Paolo, cos'è il Brazilian Jiu-Jitsu? Ti dico Gigi, noi accettiamo tutte le sfide, organizziamo ogni tipologia di evento, dalla kickboxing alla free fight vale tutto, alla submission wrestling, e adesso abbiamo preso in considerazione anche una disciplina col kimono, che è il Brazilian Jiu-Jitsu, che non ha nulla a che vedere con il Jiu-Jitsu tradizionale, quello che è Jiu-Jitsu. Questo è Jiu-Jitsu, che è una cosa differente, e è praticamente le caratteristiche di base del Jiu-Jitsu tradizionale. Ma il Jiu-Jitsu tradizionale è una disciplina tipicamente con il kimono, con le cinture, quindi a differenza della submission wrestling è una tipologia di lotta questa, che è fatta con un indumento addosso, e quindi abbiamo cinture bianche, cinture blu, cinture viola, cinture marrone, cinture nere, quello che non sussiste nelle altre discipline senza kimono chiaramente. E noi quest'anno i migliori combattenti, diciamo, a livello europeo di jiu-jitsu, no? Quindi una tipica arte lottatoria dove esistono le particolari proiezioni che ricordano il judo, e a terra il sambo anche, no? Quindi una cosa molto importante, i migliori atleti li vedremo qua a Modena, che si contenderanno un montepremi importante di 3.000 euro, e vedremo chi vincerà. Nel Brazilian Jiu-Jitsu c'è o non c'è il kimono? Nel Brazilian Jiu-Jitsu c'è il kimono assolutamente, ci sono anche le cinture che distinguono la qualità dell'atleta, quindi una cintura bianca neofita, una cintura blu, una cintura viola, una cintura marrone, fino ad arrivare ai professionisti che sono le cinture nere. Beh, questa comunque è una notizia, è una sorpresa per quanto riguarda il gruppo sportivo Shoot Team di Modena come ente organizzativo, è una notizia vedere Paolo Salati vicino al mondo dei kimono. Ma guarda, il mondo del kimono, in questo caso del Brazilian Jiu-Jitsu, ci interessa perché tanti praticanti di Brazilian Jiu-Jitsu sono diventati grandissimi combattenti di Free Fight Vale Tudo, e quindi è una disciplina che comunque con noi collabora parecchio, nel senso che ci interessa, e avendo una federazione molto vasta che organizza tanto, abbiamo detto perché non buttarci anche nel Jiu-Jitsu brasiliano,
che peraltro in Italia non è ben organizzato, meglio ancora, manca un'organizzazione solida. Quindi mi ha detto, la cosa migliore è farla noi. Beh, a questo punto capto già nell'aria una definizione che secondo me può cascare a fagiolo, una nuova scommessa. Esattamente Gigi, questa qui è una nuova scommessa che noi facciamo, cercando, ribadisco, di dare possibilità sempre maggiore quindi ai ragazzi che si avvicinano a queste discipline per poter combattere, per potersi chiaramente disporre. E però certamente non abbiamo mai abbracciato discipline marziali con il kimono, quest'anno parte questa scommessa. E a questo punto dalle scommesse passiamo alle sorprese, ti rubo un attimo il microfono perché abbiamo Emiliano Lanci che sta per iniziare a dare alcune istruzioni ai propri atleti, e ritroviamo anche Emiliano, ben ritrovato Emiliano. Ciao Gigi. Ti prendiamo nel bel mezzo di un allenamento con un'area dedicata alla kickboxing K1, atleti professionisti, agonisti o è un mix questa sera? Beh, diciamo che gli atleti di alto livello si allenano più che altro nel pomeriggio, che noi prepariamo proprio dei corsi apposta proprio per gli sport da ring. Comunque stasera ci sono diversi atleti, fatto interessante proprio David Girko che proprio giovedì partirà per la Bosnia e all'Europeo VKA, quindi lui avrà un grosso appuntamento proprio venerdì sera. E comunque lo stesso Rafik Makbou, che è un altro dei nostri ragazzi promettenti, che proprio il 13 aprile a Verona avrà praticamente le qualificazioni per il torneo di Modena del 10 maggio. Quindi comunque stasera ci sono anche degli atleti agonisti di alto livello. Perfetto, avevamo detto che stasera, che anche questa sera non ci saremmo fatti mancare assolutamente nulla. Io ringrazio Emiliano, lo lascio al suo lavoro, lo recupereremo più tardi nel corso della puntata. Nuovamente a te il microfono Paolo, ma noi a questo punto, se dalla regia me lo confermano, ci fermiamo schivando i cazzate ai calci. Gigi, sì, esatto, forse ci conviene piano piano avvicinarci a quest'angolo, perché qua stanno partendo colpi come saette. Poi Paolo, che è molto più esperto del sottoscritto, mi ha suggerito di spostarmi. È meglio. E noi Paolo ci ritroviamo tra un attimo per la seconda parte di Extreme Fight. Non mancate, siamo con voi.